Agli occhi lucidi il signor De Cesare nel ricordare il periodo vissuto nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, tra ricordi, aneddoti ed esperienze indimenticabili, il 92enne ci racconta nel giorno della memoria come si viveva in quel tempo e quali sono state le esperienze più traumatiche per lui. Dopo tanti anni dalla fine della guerra, che cosa ricorda di quel periodo? Ma i miei ricordi, sa com'è, quando ci si invecchia si va sempre con i ricordi ai periodi più tormentati, e il periodo più tormentato è stato quello della Seconda Guerra Mondiale, nel periodo 43-44-45. E quindi i miei ricordi, poi naturalmente, siccome la mia famiglia era a Bologna, Bologna è stato un teatro della guerra partigiana, tra partigiani, fascisti repubblicani, SS, tedesche, caccia agli ebrei, cioè tutto quello che di brutto è avvenuto nell'Italia settentrionale, che era occupata dai tedeschi, a differenza del Regno del Sud, che era stato liberato dagli anglo-americani. Quali sono i momenti che vi hanno più traumatizzato e quindi che ricordate con maggiore sofferenza? Ma le dico subito, sembrerà una cosa molto particolare, i bombardamenti aerei notturni che incutevano molta paura, perché già il buio tende, l'animo umano tende al pessimismo. Quindi vedere questa illuminazione al giorno della città e subito dopo il fragore delle bombe più o meno vicine o più o meno lontane incuteva in tutti una grande paura, e questo era logico. I bombardamenti, parliamo dei bombardamenti aerei sulle grandi città del nord ancora occupate dai tedeschi da parte degli inglesi. Gli inglesi erano specialisti nel bombardamento notturno, gli americani in quello diurno. Com'è possibile descrivere la guerra a chi non l'ha vissuta? Ma le dico, c'era già il coprifuoco come adesso, solo che cominciava alle 7. I negozi erano aperti e i negozi scarseggiavano di merci data la guerra, soprattutto per quanto riguarda il campo degli alimentari, perché avevamo la tessera, vale a dire un documento che ci permetteva di prendere il pane in quantità minime, la carne due volte al mese, il burro, l'olio, non ne parliamo, il caffè era sparito, andava allora a 1000 lire, che allora era una somma enorme al chilo, per dire, c'era il mercato nero. Ma mio padre era un commerciante, aveva un'azienda all'ingrosso, e aveva preso l'abitudine di scambiare le merci con generi alimentari. Cioè, invece di farsi pagare, introitava farina, prosciutto, marmellata e roba del genere.